E oggi, ora vi vorrei far parlare con una persona che si occupa da 40 anni di questi temi, in tutte le piazze, in tutti i palchi d'Italia ne ha sempre parlato, e saluto con affetto da parte proprio di tutto il gruppo parlamentare Beppe Grillo, che è qui con noi in collegamento telefonico. Prova 3-2. Ciao Beppe. Prova 3-2 Fico, prova 3-2-2-1 Fico. 3-2-1 Fico, prova. Ci siamo? Ci siamo, sei in diretta, parlare, Beppe. Ci siete? Siete paladini, siete grandi, grandi paladini. E lo so, è difficile far convergere ad elementi del secolo scorso certi concetti che noi ormai li biascichiamo da ormai un decennio. Cioè io ho girato un po' il mondo quando facevo gli spettacoli, queste cose qui ne parlo da 20 anni, non è che sia uno incredibilmente informato, sono informato come una persona curiosa. Il passaggio dal fossile alle rinnovabili attraverso l'elettrificazione dell'energia è un passaggio non solo di energia, ma di civiltà. È il nostro sogno. È un sogno straordinario quello di poter arrivare a muovere tutta la mobilità, i viaggi, il pensiero, costruire una casa, come costruire le cose che faremo da qui in avanti con un altro tipo di concezione. Ed è questo sogno che ci portiamo avanti. Io ne parlavo così 20 anni fa con Amory Lovins, con Weizsäcker, con l'Istituto Wuppertal, dove facevano già il fattore 4, il fattore 10, cioè risparmiare materiali, materie prime, viaggi, risparmiare energia fossile per gestire un mondo che verrà. C'era quella famosa battuta, se vi ricordate, che non bisogna aspettare che finisca il petrolio per cambiare il mondo, come non si è dovuto aspettare che finivano le pietre quando è finita l'età della pietra. Era una battuta del ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, non era mio. Quindi oggi le grandi menti, le menti sopraffine, guardano come costruire una cosa con meno materiali, con meno energia fossile. E l'unico strumento che abbiamo per attuare questo grandissimo sogno meraviglioso di futuro è il nostro sistema fiscale. Ci dobbiamo riprendere la proprietà del nostro sistema fiscale che abbiamo delegato a banche e a organizzazioni europee e mondiali. Solo col sistema fiscale possiamo tassare le energie fossili e il consumo di materie prime a beneficio di chi fa rinnovabili e chi consuma meno energia. Poi bisogna attuare questa grande trasformazione con la trasformazione del pensiero, diminuire la domanda di energia. Quindi non abbiamo bisogno di gasdotti che attraversano l'Italia, non abbiamo bisogno di trivellazioni, abbiamo bisogno di intelligenza, il contrario del petrolio è l'intelligenza. Noi siamo pieni di persone che inventano cose meravigliose, come il corpo umano produce elettricità, un corpo umano produce 60 watt ora, metti 1000 persone sono 60 kilowatt, le puoi usare per raffrescare i flussi, come costruire una casa, è tutto in divenire, è bellissima questa cosa, e voi giornalisti che dovreste interpretarle queste cose, è una meraviglia metterle nelle scuole, fare una scuola con i nuovi materiali, fare una scuola dove dentro ci possono essere tutte la biologia, c'è cioè la scienza dei materiali nell'edificio della scuola, possono imparare toccando le cose. È una meraviglia questa nuova sfida dell'energia. Io me la facevo in giardino, me la facevo nell'orto, facevo l'idrogeno. Il problema dell'energia nostro adesso, che si sa, si risolverà, è il contenerla l'energia che produci. Oggi l'Enel va a fare delle cose molto straordinarie in Danimarca con la Nissan, dove le macchine elettriche non diventano più automobili per muoversi, diventano accumulatori di energia. Prendi l'energia di notte e non costa niente e la ridai al distributore, la ridai alla rete al doppio, al triplo del costo, pagandoti il leasing della macchina.
tenendo ferma la macchina, il 90% della mobilità della macchina è ferma il 90% del tempo. Quindi usare anche l'auto come serbatoio di energie rinnovabili è fantastica questa idea. Musk la sta facendo, uno dei più grandi pensatori di questo secolo, sta facendo questo. E oltrepasseremo poi le batterie che produrranno monopoli e tutto, ma è l'intelligenza. Io, quando è venuto Guzzella, rettore e presidente uno dei più grandi politecnici del mondo, quello di Zurigo, ha detto che è l'intelligenza il carburante del futuro. Quindi dobbiamo diventare tutti intelligenti. Io vi abbraccio perché fate il lavoro più scomodo e più squallido, quello di mettere in pratica e far capire a dei fossili che il fossile è finito. Io vi abbraccio tutti e andiamo avanti. Grazie Beppe.